è solo un libro, è un progetto libero, e abbiamo la gioia, la fortuna e l'onore di avere con noi Massimo Baraldi. Innanzitutto partiamo dall'idea, che è nata, diciamo, a un po' di Salerno, no? nella sua genesi. E come? L'idea sì, è legata a Salerno, perché mi trovavo a Catania, sono stato all'Etna Book Festival per presentare un libro pubblicato all'epoca proprio con la casa della poesia di Baronissi, che era Tre giorni nella vita. Sulla via del ritorno, attraversando lo stretto di Messina, in coperta, sul traghetto, mi sono soffermato a ragionare su quanto fossero vicine le due coste, la costa calabrese e quella siciliana, in quel momento unite da un ponte di nuvole. Quindi ho cominciato a ragionare su che cosa unisca i luoghi al di là delle barriere, dei confini, e guida arrivato a Salerno, insomma, ho avuto questa intuizione. Ho parlato con Sergio Iagulli della Casa della Poesia e gli ho detto: ma Sergio, ma io stavo ragionando su questa cosa, mi piacerebbe raccogliere dei contributi di tanti bambini nel mondo e che mi parlino di argomenti comuni, di qualche cosa che sia familiare a tutti loro. Sole, luna, nuvole. Ha riscontrato differenze, diciamo, geografiche, di cultura, di opinioni fra i bambini, magari anche di genere, fra maschietti e femminucce? Beh, delle differenze ovviamente ci sono. Io ho selezionato 40 coppie, bambina bambino, tutti di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Ogni coppia è formata dalla ambasciatrice e l'ambasciatore di un paese. Tutti mi raccontano sole, luna e nuvole. Ovviamente delle differenze ci sono, ma non direi che sono davvero delle differenze di genere. Mi premeva molto includere una bambina e un bambino, perché credo che sia importante lavorare a un immaginario paritario, e le due voci dovevano essere complementari, cose che in effetti sono, ma non trovo qui quelle grandi differenze. Le differenze sono forse legate ai luoghi, perché quando parliamo di nuvole a un bambino di un paese occidentale spesso fanno venire in mente lo zucchero filato, a un bambino dell'Africa è più facile che facciano venire in mente il poscio, polenta. Ti manca un bambino palestinese, purtroppo terribilmente attuale, però c'hai due bambini dell'isola di Pasqua. Uno. E il Cile ha due rappresentanti. La bambina è di Santiago, ma il bambino è invece di Angaroa, sull'isola di Pasqua. È probabilmente il paese più lontano tra quelli che partecipano, e dà un preziosissimo contributo a quest'opera. Infine, da leggere, sono 80 testimonianze, quella che ti è rimasta di più scolpita nella memoria? Oh, sono diverse, ma io direi, questo libro è strutturato secondo uno schema ben preciso. Il viaggio comincia in Irlanda e procede per fusi orari, attraversa tutti i continenti e termina in Groenlandia. Il libro era già finito, io avevo già raccolto tutti e quanti i contributi dei miei 40 paesi, era una sorta di omaggio al giro del mondo in 80 bambini, ma inaspettatamente è arrivato un nuovo contributo. Stavolta c'è solo il bambino, ma la voce della bambina era superflua, perché tanto è bello e importante che racconta bene, esprime bene i due immaginari. E viene dalla Siria, da Laodicea. Il bambino si chiama Musa e mi ha scritto una piccola poesia che dice: il cielo è limpido come il mare, e le nuvole bianche che volano nel cielo mi indicano il futuro che mi aspetta, dove ci sono tanta bellezza e sicurezza. E quando la luna è grande come un alveare, so che è in arrivo un po' di dolcezza. La luna è bianca in un cielo scuro, come il mio cuore in una vita dura. E lui è Musa, da Laodicea, Siria. Perché non tutti i bambini hanno le stesse opportunità, ecco.